Dal Vangelo di Marco. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento. È come un uomo che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliate dunque. Voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino. Fate in modo che giungendo all'improvviso non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi lo dico a tutti. Vegliate». Sorelle e fratelli carissimi, eccoci qui, pronti a iniziare un nuovo anno liturgico. Oggi è la prima domenica di Avvento. Ci siamo lasciati alle spalle Matteo con il suo Vangelo, che ci hanno accompagnato per lo scorso anno liturgico, e oggi troviamo un'altra guida, l'Evangelista Marco, che ci farà compagnia per l'anno liturgico che appunto oggi inizia. Lo abbiamo ascoltato più volte. Al cuore di questi pochi versetti, 5, c'è un verbo, vegliare, accompagnato anche da un altro verbo iniziale, fate attenzione. 4 volte il verbo vegliare, una volta il verbo fare attenzione e alla fine anche un bel punto esclamativo. All'inizio di questo nuovo percorso, all'inizio di questa nuova strada, Gesù ci richiama all'attenzione della veglia. Essa non è semplice privazione di sonno, è un atteggiamento spirituale, quindi non è qualcosa di opzionale che possiamo scegliere o meno. Deve far parte del nostro percorso, deve far parte della nostra esistenza. E questo è anche il motivo per cui mi vedete vicino a un orologio segnatempo, quello che tutti gli operai, che tutti gli impiegati conoscono bene. Esso dà l'inizio alle ore di lavoro e dà la fine delle ore di lavoro. Nel tempo del lavoro non ci si può distrarre, nel tempo di lavoro non si possono fare altre cose, bisogna essere concentrati sul lavoro stesso. La nostra vita di credenti non ha inizio e non ha fine. La nostra vita di credenti occupa tutta l'esistenza. Sarebbe bellissimo avere un orologio senza lancette, come il poster di una giornata vocazionale di diversi anni fa, dove c'era scritto sotto «Per Cristo a tempo pieno». E già, perché il Signore vuole proprio questo da noi, che noi siamo Suoi servi a tempo pieno, sempre pronti quando Lui dovesse tornare, anzi, quando Lui si dovesse fare presente, perché colui che il Vangelo ci dice è andato via lasciando la casa in potere dei servi, è solo diversamente presente. L'Avvento ci deve aiutare a saperlo riconoscere, a saper cogliere le sorprese della sua presenza, altrimenti noi potremmo correre il rischio che ha corso Israele. Il Signore era arrivato, il Messia era giunto, lo stavano aspettando, ma non lo hanno riconosciuto. Aspettavano un re potente, aspettavano un re forte, aspettavano qualcosa di grandioso. Gesù è arrivato come piccolo bambino nella grotta di Betlem. È vissuto a Nazareth, dimenticato paese dei confini della Galilea, e quando poi ha iniziato la vita pubblica non aveva una pietra su cui poggiare il capo. Non lo hanno saputo riconoscere, non hanno saputo cogliere le sorprese di Dio, non hanno colto il Kairos, il momento opportuno,
quello che il Signore ci chiede di cogliere a me e a voi. Perciò il Vangelo si concludeva dicendo: quello che dico a voi, agli apostoli, lo dico a tutti, i credenti di ogni luogo e di ogni tempo, ma oserei dire gli uomini e le donne di ogni luogo e di ogni tempo. Perché se non cogliamo questo momento favorevole, se non accogliamo nella nostra vita la sorpresa della presenza di Gesù che crea un mondo nuovo, una nuova umanità, una chiesa nuova, potranno cambiare i protagonisti, potranno cambiare gli attori, ma il film, la commedia sarà sempre la stessa. I problemi che affliggevano Israele 2000 anni fa continueranno ad affliggere anche la società e la chiesa di oggi. Del resto, voi mi potreste chiedere: ma perché dobbiamo ancora attendere Gesù? Non è venuto già 2000 anni fa? Certo che è venuto 2000 anni fa, come già vi accennavo, ma il suo Vangelo e Gesù stesso sono stati accolti nella Chiesa e nel mondo? A guardare come la Chiesa e il mondo si comportano, la risposta è secca e semplice: no. La Chiesa non ha accolto totalmente Gesù, il mondo non ha accolto totalmente Gesù e il suo Vangelo. E allora noi potremo continuare a fare tutte le cose che vogliamo, tutte le manifestazioni che vogliamo, a prendere tutte le iniziative che ci vengono in mente, ma le cose non cambieranno. Le relazioni fra le persone, le relazioni fra gli stati, il rapporto con il creato e con i beni non cambieranno finché noi non accogliamo il Signore nella nostra vita. Dobbiamo davvero lasciarci pervadere dalla sua presenza e dobbiamo cambiare totalmente, come ci dirà anche il Vangelo di domenica prossima, il nostro modo di pensare, il nostro modo di parlare, il nostro modo di agire. Insomma, Gesù, attraverso questa brevissima parabola del padrone che parte lasciando la casa in potere dei servi e mettendo un portiere a guardia della porta, ci vuole dire chi dobbiamo attendere più che cosa dobbiamo attendere e come dobbiamo attenderlo. Il padrone che parte è certamente lui, Gesù, che, come vi accennavo, è diversamente presente, non è che è andato via, anzi, paradossalmente, adesso è più vicino a noi di quanto non lo fosse agli apostoli quando era presente sulla terra, perché quando era fisicamente fra noi era assoggettato anche lui alle leggi dello spazio e del tempo. Adesso è presente ovunque. Io sono con voi fino al compimento di questo mondo, dirà lui stesso prima dell'ascensione, concludendo il Vangelo. E poi la casa è la comunità, la casa è l'umanità, la casa è il mondo intero che Gesù ci lascia in consegna perché noi la teniamo in ordine, perché noi non ci addormentiamo in essa, perché noi nella casa, nella Chiesa e nell'umanità possiamo fare sempre la sua volontà. I servi siamo tutti quanti noi. Nella Bibbia servi erano i personaggi più importanti, coloro che avevano dato l'adesione totale al Signore, Mosè e Davide, i profeti e gli apostoli. Poi, solo una volta coniugato al femminile, declinato al femminile questo termine, serva del Signore è Maria Santissima. Oggi servi lo siamo tutti. In forza del battesimo tutti abbiamo dato la nostra adesione al Signore, tutti dobbiamo darci da fare in questa casa. E quindi il portiere. Chi è questo portiere? Il portiere, colui che nella casa ha un ruolo fondamentale perché decide chi entra e chi resta fuori, è la nostra coscienza. La coscienza illuminata dal Vangelo di Gesù, la coscienza illuminata dall'amore di Gesù, dalla fede in Gesù,
che ci aiuta a fare discernimento in modo sapienziale, come questo periodo del sinodo che stiamo vivendo ci ricorda continuamente. La coscienza ci dice: vai in questa direzione e non in quest'altra, fai questo e non quest'altro, scegli questa cosa, lascia perdere l'altra cosa. Perché non è vero che tutto è uguale, non è vero che le scelte vanno sempre bene. Dobbiamo fare attenzione a ciò che scegliamo, perché Gesù nel Vangelo ce lo ricorda: a volte i lupi rapaci arrivano a noi travestiti da agnelli. E San Paolo, scrivendo ai Corinti, ci dice che Satana a volte si traveste da angelo di luce. Se noi non accogliamo Gesù, quello che succede oggi, guerre, litigi, violenze di ogni genere, sfruttamento dei poveri, mancanza di rispetto per l'ambiente e per il creato, continueranno a succedere. Accogliamo il Signore rimanendo sempre svegli. Egli può arrivare in qualunque momento, simboleggiate dalle quattro vigilie, dai quattro tempi in cui era composta, era divisa la notte nel mondo greco-romano: la sera dalle 9 a mezzanotte, la notte da mezzanotte alle 3, il canto del gallo dalle 3 alle 6, il giorno dalle 6 in poi. Sempre dobbiamo essere vigilanti, senza temere nulla. Non dobbiamo avere il terrore dell'incontro, dobbiamo desiderare la gioia dell'abbraccio, perché Gesù viene incontro a noi come lo sposo incontro alla sposa. Gesù viene in mezzo a noi per donarci il suo amore, la sua salvezza, la sua vita nuova. Nulla da temere, tutto da accogliere, perché facendo la sua volontà il mondo e la Chiesa saranno totalmente nuovi. Iniziamo allora questo tempo di avvento permettendo alla luce del Signore di rischiarare tutti gli angoli oscuri della nostra vita personale, ecclesiale, sociale, con lo spirito con cui si conclude il libro dell'Apocalisse e l'intera Sacra Scrittura. La sposa, cioè la Chiesa, e lo spirito dicono: vieni, e lo sposo, Gesù, dice: ecco, io vengo presto. Maranatà, vieni, Signore Gesù.